Questo programma contiene linguaggio volgare. Ash, possiamo parlare? Sì. Penso di sapere di cosa si tratta e non è niente di buono. Volevo dirti che mi piaci molto. Quando ti guardo, penso che sei fantastico. Sì. E mi fai ridere così tanto. Sì. Al tempo stesso, non penso di aver provato quella scintilla... Certo, ti capisco. ...che ti fa desiderare di stare sì. con una sì, persona, sì. di creare subito sì. una relazione. Sì. Mi sembra un déjà vu. Comprendo perfettamente ciò che mi stai dicendo. Ho 30 anni, non ho problemi. Certo, domani il caffè te lo scordi. Non dire così. Sto scherzando, non ci sono lo problemi. So. È come se mi fossi tolta un peso dalle spalle e spero che potremo essere più sinceri l'uno con l'altra. Dai, andiamo. Su, andiamo. Potrei intristirmi, ma non so che succederà domani. Magari l'anima gemella arriverà dalla spiaggia. È lo spirito giusto, Ash. Due di picche in 24 ore non scalfiscono un soldatino. Andiamo a parlare. Sì, andiamo. Itai, d'altro canto, avrà bisogno di tempo per dimenticare Lorena. Sai, non è facile per me vederti così con una... nuova relazione, ma... ci lavorerò. Ok? Andrà tutto bene. Sei sicuro? Sì. Stai bene? Benissimo. Oh, sono così sollevata di sentirglielo dire. Questo renderà la mia vita più semplice. Ti auguro tutto il meglio, tutta la fortuna. Grazie. Grazie, grazie. Mi piace questo. Mi piace... che tu capisca adesso che hai visto ciò che sta succedendo. Non voglio che ti senta a disagio. È tutto un po' strano per me, ma va bene. Sarò sincero, è difficile vedere Lorena con un altro uomo. E forse mi ci vorrà un po' per abituarmici. Ma sono felice per lei. Abbracciami. Ah, Itai, bravo ragazzo. Va bene così. Vieni più vicina. Così? Farò finta che non mi importi che David ci provi con me stasera. Ok, vado a letto. No, ascolta. Oh. Amore, c'è altra gente. E da quando vi fate problemi? Dai, vieni qui. No, non posso. Vieni qui. Non posso. Non fartelo chiedere 10 volte. C'è una parte di me che vorrebbe saltargli addosso, baciarlo e strappargli i vestiti di dosso. Giorgia, cosa devo fare? Ci finisco a letto se non mi aiuti. Vai a letto con lui, Giorgia, così io riesco a dormire. Giorgia, sarà che sono una debole così. Lasciami dormire. Farò la figura della debole, ma lo voglio così tanto. Giorgia mi ha rubato la coperta. Vieni qui. Quindi devo dormire con te. David pensa di aver vinto. Ma sarò forte, perché sono una donna forte e indipendente. Tranne quando si tratta di David. È tornata! Una donna forte e indipendente.